Sì, ma c'è ancora la micro USB. Salve a tutti signori, eccoci qui. Ieri la presentazione di Redmi 5 e 5 Plus. Si è capito subito al volo che Xiaomi quest'anno ha puntato al 18 noni, infatti escono un anno e un mese dopo rispetto al successo dei precedenti, che Redmi 4, 4X, Note 4, Note 4X, chi più ne ha più ne metta, sono dei telefoni che io reputo ottimi. Infatti la fascia medio gamma di Xiaomi mi è sempre piaciuta, un po' meno quella top, però medio bassa sono assolutamente i re, perché veramente offrono tantissima batteria, un ottimo software, fluidità per un prezzo irrisorio anche in Italia o comunque nei mercati dove loro non vendono direttamente. Quest'anno arriva a proporci probabilmente meno modelli, si spera, anche se conoscendo i cinesi o in particolare Xiaomi all'inizio ne fa uno, poi da quello lì tac, copia e incolla su altri 5-6. I modelli presentati sono Redmi 5 e 5 Plus. Che cosa cambia tra i due? La risoluzione dello schermo, il processore e anche la grandezza di esso. Non c'è più quella distinzione Note e non Note, perché sono uno da 5.7 e uno da 6 pollici, 5.99 in realtà. E quindi non credo che si andrà a fare una versione più grande, al massimo ne uscirà una mini. Le specifiche del Redmi 5 normale non sono un granché. Lo schermo è HD Plus, che significa l'HD allungato per il 18 noni, e addirittura esiste un modello economico da 100 euro, mi sembra, è uno da poco più di 100 euro, che raggiungi 2 giga di RAM, e poi c'è quello da 3 giga di RAM con più memoria. È praticamente uguale al Redmi 4 normale o 4X, quello versione con 435, se non appunto che monta il Snapdragon 450, che in teoria è più potente, però già lo faceva girare fluido il vecchio processore e non penso che sia un aggiornamento da chissà che. Tra l'altro, cosa scandalosa, in questo modello solo 3300 mAh di batteria, che poi può darsi che per il processore che ha e per quello che deve fare vadano benissimo, però è un calo assurdo dai 4000-4100 della scorsa generazione. Comunque, se volete le specifiche complete ve le metto in descrizione, ve le leggete. La vera novità in realtà è il 5 Plus, che anch'esso in realtà mantiene abbastanza le specifiche del Redmi 4 Pro, però inserisce un display da ben 6 pollici in 18 noni, che è abbastanza una novità. Non credo che useranno un pannello di chissà quale qualità, perché il prezzo ovviamente si aggira tra i 150 e qualcosa, meno in Cina, e quindi si tratta comunque di uno smartphone economico. Però Xiaomi è la prima, a parte quei cinesi che copiano a manetta e sono tutte cagate, che introduce un display 18 noni con così pochi bordi su un medio gamma, che tra l'altro eredita già tutto dalla serie precedente, perché abbiamo 4000 mAh di batteria, meno spessore questa volta perché non siamo più sopra gli 8 mm, abbiamo questo nuovo display, il processore è rimasto lo stesso perché di fatto non serve nient'altro più del 625 su uno smartphone simile, abbiamo 3 giga di RAM, oppure c'è il modello con 4, 64, che non compra mai nessuno, di solito la gente compra il 3,32, e quindi secondo me questo è il modello più interessante. Purtroppo su entrambi c'è la micro USB. Xiaomi non ha voluto mettere la Type-C, e pur non essendo io un amante della Type-C, ma puramente per il fatto che mi toccherebbe cambiare tutti i cavi, ammetto che è il futuro, anzi è praticamente il presente, e non si può mettere su uno smartphone uscito fine 2017, quasi 2018, la micro USB. Scusate, è veramente inaccettabile. Tra l'altro è una cagata di connettore, potevano metterlo, fare un telefono completo, figuratevi che OnePlus la mette da, mi sa, il 2, cioè da anni fa, quindi non credo che sia uno sforzo così grande, però Xiaomi non ha voluto farlo. Io penso che la versione Plus sia l'unica interessante presentata, e a dire il vero mi piacerebbe anche provarla, perché anche il Redmi 4 rispetto al 3 era abbastanza simile, però abbiamo visto e imparato ad apprezzare il 4 come totale medio gamma. Insomma, non credo che qualcuno abbia preso il 3 dopo l'uscita del 4, anche perché Xiaomi aggiorna i suoi telefoni non per moltissimo, e quindi conviene mettersi sempre sull'ultima versione. La versione di Android di questi smartphone penso sia Nougat, non credo che usciranno con Oreo perché non è da Xiaomi, e non penso che esista uno Xiaomi che ha Oreo, perché loro comunque vanno avanti con la loro versione della MIUI, siamo arrivati alla 9, credo monterà quella e basta, anche perché non serve che segua proprio le release di Android, va bene, introdurrà le cose principali al momento giusto, che per loro il momento giusto è tipo 7 mesi dopo dall'uscita, tanto penso che la MIUI
riesco a soddisfare le richieste di qualsiasi user, pure io che sono abituato a tutto quello che mi dà Samsung, ho trovato nella MIUI un software veramente completo. Per questo video è tutto, reputo interessante solo il 5 Plus, sperando comunque in una variante ancora più Plus che introduca qualcosa di veramente nuovo, anche se dubito fortemente. Se vediamo.